Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Darksini ad un nuovo video di capolavori. Ah no, aspetta, oggi vi parlo di Battle Royale. Come potete notare, siamo tornati alla camera originaria perché ho notato che l'illuminazione qui è migliore, anche se non mi piace molto lo sfondo, però credo che sia la scelta migliore perché così ci vedete meglio. E potete notare anche il mio bellissimo maglione a ricami natalizi che sto indossando a maggio, così vi fate pure un'idea delle temperature che ci stanno qua da me. Ma bando alle ciance, iniziamo subito la recensione perché non voglio togliere ulteriore tempo a questo libro. Guardatelo bene, lo dovete memorizzare, perché quando e se lo troverete nelle librerie, sugli scaffali, nei mercatini, lo dovrete riconoscere, dovrete fuggire, fuggire lontano, più in fretta che potete. Perché? Ve lo spiego subito. Battle Royale di Kōshun Tagami fu pubblicato nel 1999 in Giappone, acclamato ed adorato in tutto il mondo, tranne che in Italia. E mo capisco perché. Per chi non lo sapesse, Susan Collins si è ispirata proprio a questo romanzo per la stesura di Hunger Games, dove infatti si ritrova la trama di fondo. E solo quella, per fortuna. Poiché la Collins ha saputo sviluppare egregiamente quel filo conduttore, costruendo un mondo e dei personaggi ben delineati che le hanno permesso di raggiungere la fama mondiale. Ma se la Collins aveva grandi progetti, lo stesso non si può dire di Takami, che in effetti ha scritto questo libro senza troppe pretese, fine a se stesso, diciamo. Però c'è modo e modo. Dunque, perché Battle Royale è un libro da evitare? Partiamo dalla trama. In un futuro indefinito, in Asia esiste questa Repubblica della Grande Asia Orientale, che tutto è meno che una repubblica, dato che si rivela un regime totalitario che annualmente costringe dei ragazzini di scuola media ad entrare in un'arena ed uccidersi a vicenda fino a che non resta un solo sopravvissuto. Il perché? Non ci è dato sapere. È così. Perciò all'inizio ci troviamo una scolaresca in gita che viene assalita sull'autobus, viene narcotizzata e si risveglia già dentro l'arena, pronti per il massacro più crudo. E siccome il signor Takami è favorevole alle quote rosa, ha deciso di comporre questa classe di 21 maschietti e 21 femminucce, per un totale, signori miei, di 42 personaggi. Sì, 42. Se la trama fin qui risulta abbastanza avvincente, è proprio l'immersione nel libro in sé per sé che rovina tutto. A parte che 42 nomi sono 42 nomi. In più sono giapponesi, quindi chi è ignorante come me li confonde. Non si capisce chi è maschio e femmina, se prima viene il cognome o prima viene il nome. Ma soprattutto questi personaggi sono vuoti. I più insulsi, quelli che muoiono come mosche per intenderci, sono proprio nulli, senza personalità. I protagonisti, invece, perché ci sono dei protagonisti, sono degli stereotipi ambulanti. È una cosa che a me manda fuori di testa. C'è l'eroe classico che è l'atleta belloccio della classe, il genio dell'informatica che è bruttino e timido, il cattivo della situazione che sfugge sempre ai nostri protagonisti e non muore mai, nonostante venga colpito ripetutamente, la bella pudica e innocente della classe che non alza mai un dito su nessuno durante tutta la storia. Letteralmente, cioè si rifiuta di fare del male a qualsiasi essere vivente e non fa che frignare tutto il tempo. Ma è proprio per questo che merita di essere protetta dagli eroi forti di questa storia. L'unico personaggio degno di nota qua in mezzo è una ragazza un po' teppistella che prende in mano la situazione ed uccide per la propria sopravvivenza. Geniale e coraggiosa, porta avanti il suo ideale e muore a metà libro. Già. Perché forse la cosa che più mi ha mandato in bestia è proprio questa dicotomia femminile. La ragazza di cui vi ho appena parlato è forte, intelligente, decisa e tattica. Non uccide perché vuole, ma solo perché deve, e questo rivela una grande maturità, un grande coraggio e consapevolezza della situazione. Però viene classificata come cattiva e merita di soccombere. Oh, la gente non si ammazza mica. Mentre l'altra rappresenta lo stereotipo ottocentesco della donna angelo. Delicata, innocente, svenevole e fragile, incapace persino di scacciare una mosca, figuriamoci di fare del male a qualcuno. Ora, in un contesto che abbia un minimo di realismo, questa sarebbe crepata alla terza pagina. Ma non qui, non qui. Perché è proprio la sua innocenza che la rende meritevole di protezione. La manco uno, tutte e due gli eroi della storia, che rischieranno la vita perché le rimanga incolume. E quindi sì, lei ce la fa. Sopravvive, sopravvive nonostante la cosa più intelligente che abbia fatto durante tutto il libro sia stata stare zitta per 5 minuti.
Questa cosa degli stereotipi a me dà particolarmente fastidio, perché credo che un autore scrivendo un libro debba saper riempire, creare dei propri personaggi che devono sembrare vivi, devono essere personalizzati, non devono essere dei gusci che vanno avanti perché qualcuno ha deciso che devono comportarsi così. Io ora, mettendo in avanti per prima la mia ignoranza, quindi non voglio puntare il dito o criticare nessuno, però ho notato che questa cosa ricorre in molte opere giapponesi. Per farvi un esempio, io ho letto la trilogia di The Ring. Sì, The Ring, l'horror, quello famoso che ha spaventato tutta la mia generazione, in realtà deriva da una trilogia di un autore giapponese. E qui è proprio evidente il ruolo che la donna ricopre, ed è un ruolo un po' di sottomissione, un po' stereotipato, sia per quanto riguarda nello specifico la moglie e la figlia del protagonista, sia per quanto riguarda la protagonista in sé per sé, quella che sarebbe Samara, insomma, la bambina, che insomma ha una storia abbastanza travagliata e dal mio punto di vista un po' maschilista. Ma mi riferisco anche a molti anime e molti manga che ho letto in cui ho trovato proprio la stereotipizzazione dei personaggi, che è qualcosa di aberrante, sul serio, tu sembrano tutti uguali, guardi un film e l'hai visti tutti praticamente. Mo, non sto a dire che sempre e comunque così, però per quello che ho potuto notare io, tornando a Battle Royale, i personaggi sono di certo la cosa più pesante della storia, ma non sono neanche l'unica. La storia infatti è del piattume più totale. Le uccisioni, che non sono neanche così tanto violente, si susseguono senza particolari colpi di scena, suscitando nel lettore solo sbadigli o pensieri del tipo "Ma quanto manca alla fine?". Perché oltretutto sono 663 pagine, manco 30, 663. E quando finalmente arrivi al finale, stremato e annoiato e preghi che tutto abbia fine, c'è l'epilogo. Un vero tocco di classe. I sopravvissuti fuggiaschi, innamorati e felici, scappano dalle guardie verso un futuro migliore e speranzoso. Ci mancava solo il mare al tramonto. Però vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Fine. Fine. È arrivata. Esiste la parte migliore di questo romanzo. E vabbè, siamo giunte alla conclusione. Mi volevo sfogare un po' con voi per questa delusione. Non amo fare recensioni negative, infatti non le ho mai fatte, però questa se la meritava tutta. Spero di avervi invogliato a fuggire di fronte a questo libro e noi ci vediamo alla prossima con un libro, speriamo, molto più bello. Ciao a tutti.